nei tanti viaggi che abbiamo fatto insieme, le città che lui ricordava di più erano Pescara, la sua città, e Parma, oltre che naturalmente il castello della Verrucola a Fivizzano. E sono contento di essere qui oggi, caro sindaco, e di vedere che Parma non ha dimenticato Pietro e che Parma non dimenticherà mai Pietro Cascelli. Pietro mi ha insegnato molte cose. Mi ha insegnato ad amare l'arte, forse non a comprenderla appieno, ma certamente ad amarla. E mi ha insegnato anche ad essere un uomo. Quello che sono diventato nel bene e nel male, ma più nel bene, per Pietro me lo ha insegnato lui. Forse negli ultimi anni della vita di Pietro non ho corrisposto come fosse avrei dovuto alla nostra amicizia, per tante ragioni, per la lontananza, per gli impegni, per il lavoro. Oggi sento questa mancanza, sento che negli ultimi anni della vita di Pietro abbiamo perso tante occasioni di stare insieme, di discutere, di parlare di arte, di cultura, di politica, del futuro del nostro paese. Pietro amava tanto stare insieme agli amici, intorno alla tavola del castello di Verrucola imbandita da Cordelia von der Steinen, e di parlare di tante cose, con tanti amici anche di Parma. Ricordo tra gli altri Giorgio Randini, che era spesso a Verrucola con Pietro e con tutti noi. Pietro mi ha insegnato molte cose. Pietro mi ha insegnato, mi ha ricordato che l'arte doveva servire per migliorare la vita degli uomini, non soltanto per abbellire le città, ma per migliorare la vita delle persone che vivono in una città.